ogni anno il 2% del PIL, con un disastro di 150.000 disoccupati, e che invece avvicinatelo, perché lei ha una voce un pochettino più debole della mia, Prego. 意大利的很多中小企业 尤其是他们有自己独特的技术和产品的中小企业都会非常感兴趣。 E secondo me quel imprenditore cinese è molto interessante alla media e alla piccola azienda italiana, soprattutto con quella tecnologia speciale. 因为中小企业无论在任何世界上任何一个国家都是这个国家经济总量和这个就业市场的一个主体，所以我们也非常注重这个中国的中小企业和国外的中小企业的合作。 Perché anche in Cina quella piccola e media azienda sono un sostegno economico nazionale dell'economia nazionale, e quindi il governo cinese presta la maggiore attenzione allo sviluppo e cooperazione della media e piccola azienda. 对，我觉得西西里对中国游客应该是非常有潜力的一个市场，那么尤其是对于中国的自助游的游客应该是有非常吸引力的。 E anche Sicilia è una destinazione molto popolare, amata dai visitatori cinesi, soprattutto quei visitatori cinesi di self-service. Abbiamo una grande associazione cinese, anche perché in Cina tutto è grande, voglio dire, pensate, 1 miliardo di abitanti, è chiaro le dimensioni. Che viene a visitare la nostra terra ed è un'associazione di amicizia. Noi già abbiamo concluso come regione 2 accordi commerciali attraverso l'assessorato alle attività produttive, però guardate le cose belle di stamane, parliamo di amicizia, parliamo di una terra come la Sicilia aperta e accogliente, parliamo di un grande popolo come quello cinese che è un popolo cortese, che anche come i siciliani è caratterizzato da questa voglia di rapporti umani, di delicatezza anche di, e dice bene, questa è una terra bellissima, vediamo di sviluppare il turismo verso la Sicilia e vediamo di sviluppare anche che diversi imprenditori cinesi vengano qui. Allora, ed è esattamente quello che io sostengo da sempre, cioè che la cultura, le nostre caratteristiche, l'idea sono determinanti per la crescita anche dell'economia. Più 0,4% l'anno scorso, quasi l'1% in più quest'anno, disoccupati che si perdevano prima 20.000 ogni anno, più 32.000 occupati quest'anno, un bilancio che viene risanato, quindi un'economia in regola. Quest'anno finalmente nella nostra finanziaria liberiamo le risorse e gli investimenti da destinare allo sviluppo e non più alla spesa corrente. Abbiamo fatto sacrifici e ne cominciamo a godere i frutti e soprattutto guadagniamo questa nuova credibilità internazionale che ci permette finalmente anche di crescere. Io sono felice che i nostri amici cinesi siano qui e accetto volentieri l'invito di andare a visitare questo meraviglioso paese che è la Cina, con questo meraviglioso paese che sta dimostrando di sapere crescere e che apprezza anche molto non solo la nostra regione ma anche i nostri prodotti, soprattutto dell'agricoltura. Grazie.